questo, ma che cosa fare col bicarbonato di limone? E andremo a vedere. E poi come profumare la biancheria? Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere il video. Intanto vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere un like se vi è piaciuto, seguitemi in tanti e lasciate nei commenti se vi piace questo genere di rubrica, se la devo continuare a farla. Intanto vi saluto e ciao! Bicarbonato e limone, ecco cosa fare. Eccoci qua, mi avete chiesto in tanti cosa fare con il bicarbonato, quindi andiamo a vedere che cosa si può fare con il bicarbonato. Esempio, il piano di cottura. Il piano di cottura, che è sempre così fastidioso da fare, io lo pulisco in questo modo. Ci metto il bicarbonato di sodio in tutto il piano di cottura. Naturalmente anche questi che sono sporchi li andrò a lavare sempre con il bicarbonato e il limone che andremo a vedere. Questi sono da togliere. Eccoci, e continuo col bicarbonato. Ci schiaccio mezzo limone. Vedete la reazione? E poi con il limone sempre strofino tutto il piano e faccio andare il bicarbonato in ogni punto. Naturalmente vanno passati anche le grate, queste. Per non fare un video che è lunghissimo, vi faccio solo vedere qui e poi andiamo a vedere. Col bicarbonato si possono fare tante cose, anche pulire la caffettiera. Lo lasciamo riposare, se è molto sporco, un'oretta. Se invece non è molto sporco, in questo caso come il mio, basta anche 10 minuti. Vi consiglio, se ci sono macchie pesanti da dover togliere, di passare bicarbonato e limone, metterci un panno sopra e lasciarlo così tutta la notte oppure tutto il giorno. Quando andremo a togliere vedrete che la macchia sotto si è sciolta e la potete pulire benissimo. Come profumare la biancheria quando si stira? Grazie per aver guardato il video, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, un like e ciao al prossimo video, ciao!